bunda para chega tudo aí na quai. Hey, two, two, hey, 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 come on. Ciao ragazzi, bentornati su Bedda Radio. Oggi siamo al 64 per un grande evento targato 360 Campus Denna Massive. Siamo qui con il più importante e innovativo gruppo reggae del panorama musicale italiano e sono loro i Bundabash. Ciao ragazzi e benvenuti. Ciao a tutti, siamo felicissimi di essere di nuovo in Sicilia. All'interno del vostro reggae abbiamo degli elementi soul, drum and bass, hip hop e poi il tutto è orchestrato da suoni elettronici, da chitarre levare, da questo ritmo one drop. Come è nato questo stile? Come siete riusciti a portarlo avanti? No, è nato molto naturalmente perché Bundabash, quando è nato 15 anni fa, eravamo quattro amici che facevano quattro stili e ascoltavano quattro generi di musiche diverse. Quindi lui è nato con il ragamuffin, con l'hip hop, e Biggie proviene da un escurso invece nel punk, nell'hardcore. Era un punk bestia lui. Anzi, pietra nel soul, nell'R&B. Quindi abbiamo fuso tutta questa roba di generi ed è nato Bundabash. Poi ascoltiamo comunque tanta musica diversa, ascoltiamo tanta radio, tanta musica diversa da quella che facciamo. Quindi poi ascoltando tante cose diverse, quando vai in studio prendi ispirazione da tutto e ci metti un po' di tutto dentro. Voi avete fatto tanti festival, dal Rototom all'Arezzo Wave, al Salento Sound Festival. Quando c'era ancora il Rototom in Italia. Dopodiché tanti pezzi di successo, un premio importantissimo come l'MTV New Generation Contest nel 2011 e poi tante feat con Alessandro Amoroso, Fedez, J-Ax, Yotom. Il vostro è un grande successo che condividete con i vostri fan che sono soprattutto giovani. Qual è il messaggio che volete lanciare a loro e soprattutto il messaggio che volete lanciare a chi vuole fare musica e si ispira a voi? Noi prima cosa siamo amici con chi facciamo il featuring, quindi sia con lo zio J-Ax, sia con Alessandra, cioè che con tutto il resto siamo stati amici e prima c'è l'amicizia e dopo c'è il pezzo, cioè non viene mai una cosa prima dell'altra, viene sempre l'amicizia prima, quindi prima si sta insieme, si mangia, anzi Alessandra ci ha cucinato quel giorno che è venuta in studio ed è proprio così che nascono le cose, quando ti trovi bene in simpatia con un'altra persona, ti prendi bene ed esce il pezzo. Questo è l'insegnamento che posso dare ai giovani, perché i giovani innanzitutto hanno bisogno di un insegnamento che è secondo me la libertà, cioè perché la libertà di fare le cose secondo me è la prima, e quando si è amici le cose escono sempre secondo me, quando c'è liti, gelosie secondo me, cioè quando entrano i soldi troppo in mezzo al mestiere, non vengono i grandi successi secondo me. Quindi al di là di chi pensa che i grandi successi sono c'è sempre roba di soldi e cose del genere, non è così, i grandi successi vengono prima col lavoro, con l'amicizia verso tutti i componenti. Bundabash non sono solo questi tre, cioè ci sono tanti altri 30 elementi che lavorano dietro Bundabash. Io quindi vedere l'altro elemento, c'è uno che li rappresenta tutti e 30, anzi non si può girare, ma facciamo che tutti e tre lo rappresentiamo. No vabbè, comunque quello che ha detto Paolo è giusto, ci sono parecchi, io mi sento di dare due consigli ai giovani, io sento parecchi giovani che dicono magari hanno iniziato la musica da 2 anni, 3 anni, li incontri, gli chiedi beh come va, no, come vanno le produzioni, loro dicono no guarda abbiamo mollato perché non si guadagna, cioè il guadagno non deve essere mai il fine primo.
accetti quello che fai. Cioè, noi veniamo a Bundabash, è una realtà che è composta da ragazzi che vengono veramente dalla strada e abbiamo iniziato con niente. All'inizio abbiamo iniziato con passione e la cosa più importante che avevamo era la fame, e quando c'hai fame riesci, non pensi ai soldi, non pensi a niente, fai solo quello che devi fare, come lo devi fare. Quindi questa è una cosa molto importante. Se ce l'abbiamo fatta noi, ce la possono fare, non dico tutti, però insomma sicuramente l'impegno è una cosa che aiuta a raggiungere tanti obiettivi nella vita, e noi ci abbiamo messo tanto impegno, insomma, e ci divertiamo. Voi siete salentini, e i salentini, cioè, si differenziano dai pugliesi. Cos'è che vi lega alla vostra terra e se questo influenza la vostra musica? Guarda, sicuramente noi siamo salentini e difendiamo il nostro essere salentini, però non siamo di quei salentini che disprezzano tutto il resto della Puglia. Nel senso, noi ci sentiamo, ad esempio, nelle battaglie sociali che Bundabash fa da 15 anni, noi siamo molto vicini ai ragazzi di Taranto, a tutta la Puglia, a tutto il Sud Italia. Ci sentiamo comunque parte della grande famiglia del Sud Italia, quindi noi siamo gemellati insomma con i ragazzi calabresi, con la Sicilia. Il Sud Italia per noi è bello tutto. Chiaramente difendiamo quella che è la nostra identità, che è l'essere salentini. Quello che ci differenzia è sicuramente un grande spirito di difesa del territorio, un grande spirito di esportazione anche di quello che è il nostro prodotto, che sia il dialetto, che sia la musica, che sia tutto quello che riguarda il Salento. E quindi quando c'è da difendere il Salento, noi lo difendiamo. Però questa cosa io ci tengo a precisarla, che Bundabash siamo salentini, siamo pugliesi e siamo del Sud Italia, ecco. Del regno delle due Sicilie. Esatto, viva le Sicilie. Viva il regno delle due Sicilie. Combo club. La musica salva l'anima. È possibile attraverso la musica riuscire a cambiare questo mondo? Beh, noi quantomeno ci proviamo, nel senso, come ti ho detto prima, noi facciamo tante battaglie sociali. Una delle più grandi che stiamo conducendo da anni è quella contro l'inquinamento, e al fianco di tutte le persone che sia in Salento che, come ho detto prima, a Taranto stanno purtroppo perdendo la vita per interessi economici, eccetera eccetera. E parecchie volte le persone ci chiedono e dicono: ma voi che cosa fate oltre a parlare? Beh, no, già parlare è una cosa molto importante, come esattamente quello che facciamo noi è parlare a tutti i giovani che ci seguono. Noi abbiamo un sacco di persone che ci seguono e non possiamo sprecare questo dono che abbiamo dicendo, fatemi passare il termine, cazzate sul palco. Cioè, le cazzate le diciamo pure noi, però cerchiamo di lanciare dei messaggi e di fare informazione in maniera corretta, insomma, che è già un primo passo. Si può cambiare sicuramente il sistema, però come dico sempre, non deve essere una prerogativa o una priorità di Bundabash. Dobbiamo essere tutti, no? Anche il cittadino comune, i ragazzi che ci seguono, eccetera eccetera, a fare dei piccoli passi per poter arrivare a grandi risultati.
Quali sono i vostri progetti futuri, ragazzi? Allora, in questo momento stiamo ultimando i lavori per il nuovo disco che uscirà l'anno prossimo, non possiamo dire quando, però chi ci conosce sa qual è il periodo in cui Bunda Bash fa uscire sempre i dischi. È un disco che ci piace tanto, secondo noi è uno dei migliori dischi di Bunda Bash, ci saranno molto versatile, ci saranno i vecchi Bunda Bash, i Bunda Bash nuovi, i Bunda Bash del futuro, con tanti ospiti che quasi nessuno si immagina, di più non possiamo dire. Quindi sicuramente siamo impegnati nell'uscita poi del nostro disco, dei singoli e del tour poi estivo che verrà e invernale che verrà. This is Boom Da Bash, straight from Sicily. So we say full respect, no free respect, bad da radio. Kaboom! Hey, how su bra internet, no bow in chat, besso MTV, senza effetti, how flat, how sun, tu lo dondata come a supercat. Bad da radio, la sai galla ciu bombo clap, Boom Da Bash. Di estate mi fanno paura se non so.